Allora prendiamo un anzuolo o una lamiera dove faremo cadere il compost filtrato. Dopodiché apriamo un supporto per la nostra rete, o se abbiamo addirittura una rete già che si supporti da sola andrebbe anche meglio. Io faccio così, quindi questa lamiera corrugata la uso perché mi è facile poi scivolare con la pala e ributtare sul filtro gli scarti della prima passata. Quindi questo metto qua a filo, questo bello attaccato lì, e con una forca, non so se vedete, una forca gli do l'inclinazione che voglio, ecco così. Lo aggiusto un po', vediamo. Ok. Anche se un po' ballerina va bene, non butterò grandi quantità di compost sul filtro. Se avete una rete di materasso di quelle reti vecchie, più o meno di un centimetro, vedete? Quadratini di un centimetro così va bene, ma anche più piccoli, un po' più grandi va comunque bene. Giusto un attimo la telecamera. Ecco, e poi nulla, così. Via. Ora questa rete è un po' fina. No, non è che sia fina, è un po' corta, quindi posso filtrare solamente poco materiale alla volta. Se fosse una rete un po' più alta, tipo così, o una rete di materasso, andrebbe molto meglio e quindi il processo sarebbe molto rapido. Avanti così, vedete? Per quello che resta lo posso rifiltrare. Così lo setaccio bene. Poi la forca mi aiuta ad inclinare il setaccio nella maniera che mi è più congeniale. Quindi se ho un compost, che ne so, troppo umido per esempio, avrò bisogno di un setaccio che sia un po' più verticale, in modo che scorra più facilmente verso il basso. Se invece è un compost asciutto e anche fino, allora posso avere anche un setaccio quasi piano. Vado così. Adesso, siccome sto andando un po' verso il centro del mucchio di compost, si sta facendo più compatto e più umido, quindi mi sa che inizierò a girare intorno così per prendere il materiale più asciutto e più decomposto. Dopodiché girerò tutto il mucchio per far sì che si decomponga meglio. E questo è il risultato finale alla fine. Spero si veda bene. Ecco qua. Questo. Un bel compost di un anno e mezzo, bello granulare a pallotte.
speriamo molto ricco di nutrienti e fertile.